Massimiliano Fedriga, Matteo Salvini fa tappa nel Friuli Venezia Giulia nel Basta Euro Tour. Anche qui in Friuli Venezia Giulia sono stanchi della moneta unica. Beh, qui abbiamo sentito particolarmente degli influssi negativi dell'euro anche in relazione alla zona territoriale nella quale ci troviamo, in confine con Slovenia ed Austria. Abbiamo una tassazione che è il doppio di quella della Slovenia e un terzo più alta di quella dell'Austria, e ci confrontiamo con una moneta unica che ovviamente ci porta fuori dal mercato, una moneta costruita sulla base delle esigenze tedesche e contro l'economia del nostro paese. C'è qualcuno che ancora vuole fare terrorismo psicologico dicendo che dall'euro non si può uscire e l'unica via è rimanere dentro l'euro. Noi invece proponiamo una via alternativa, che è per il rilancio delle nostre imprese e per ridare lavoro al 42% di giovani che non lo trovano, e quel 13% di disoccupazione generale, che è un dramma sociale che noi riteniamo di poter affrontare anche con l'uscita dall'euro. Le imprese infatti non riescono più a combattere la concorrenza estera di confine e soprattutto fanno anche fatica a resistere alle lusinghe, soprattutto della Slovenia. Beh, noi abbiamo una moneta sopravvalutata per il nostro tessuto produttivo, mentre la Germania ce l'ha sottovalutata. È chiaro che le economie emergenti, dove il costo del lavoro è molto basso, hanno un vantaggio competitivo che noi non possiamo permetterci. Dall'altro lato la Germania invece, che è una moneta ad uso e consumo del suo tipo di produzione, uccide tutti, molti dei mercati europei, non solamente quello del nostro paese, ma pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Francia anche o al Portogallo, che sono state colpite da queste scelte scellerate portate avanti da alcuni governanti del nostro paese, prima di tutti i Prodi.